Buongiorno a tutti, oggi parliamo con Stefano Penge, informatico esperto di problemi della programmazione, ma anche grande esperto di questi problemi legati anche alla didattica, alla pedagogia. E parliamo anche con Rodolfo Marchisio, insegnante, già insegnante di italiano e storia nella scuola secondaria di primo grado, anche lui esperto in particolare di educazione alla cittadinanza, di educazione civica, ma anche di molto altro, come vedremo nel corso di questa chiacchierata. Con loro parliamo di un tema che è molto attuale, il tema del coding e dei suoi rapporti con la didattica, con le pratiche didattiche, ma anche con la educazione civica, con l'educazione alla cittadinanza. Intanto due parole molto rapide, molto sintetiche, ma il coding che cos'è? Beh, il coding, come sapete tutti, non è altro che la programmazione informatica. Il coding ha origini lontane, nasce addirittura nella prima metà dell'Ottocento con gli studi e le ricerche di una donna, addirittura la prima programmatrice informatica, Ada Lovelace. Durante il Novecento, soprattutto a partire dagli anni 60-70 in avanti, è stato poi Seymour Papert a lavorare più che altro sul legame fra il coding e le pratiche didattiche. Papert è stato l'inventore di un linguaggio di programmazione molto adatto ai bambini, che è il Logo, ma ne parleremo poi un pochino più avanti. Ecco, tutto questo va bene, ma oggi il coding che senso ha? A che cosa serve? Beh, oggi il coding è un ambito estremamente importante perché il coding oggi ha a che fare anche con il cosiddetto pensiero computazionale, con lo studio dei dati, con lo studio della programmazione, ma anche con molto altro. Noi appunto di questo vogliamo parlare oggi con Stefano Penge e con Rodolfo Marchisio. Intanto diciamo che voi proprio di recente avete dato alle stampe un libro molto interessante, molto importante su questo tema, che è proprio Dati, cittadinanza e coding. Ecco, intanto qui nel titolo praticamente c'è già un po' tutto quello che oggi ha a che fare con il coding. Ne parliamo subito con Stefano Penge, ma intanto Stefano, dici un po', spiegaci. Perché questo libro? Perché voi avete sentito l'esigenza, la necessità di fare questo testo in cui si parla di questo? Grazie Reginaldo. Allora, questo libro deriva secondo noi da un buco, cioè dalla mancanza nel panorama, diciamo, non soltanto editoriale italiano, ma anche formativo, di una vera attenzione diciamo, per un punto chiave proprio della didattica. Nel libro di testo normale, quello che succede è che si trovano spesso, pensiamo a un libro di geografia o un libro anche di, non so, di latino, di storia, ci sono delle tabelle, ci sono dei dati, ci sono dei grafici, ci sono delle mappe, ci sono queste cose, ma sono dati che sono stati selezionati dall'autore, sono stati filtrati, sono stati scelti, rappresentati in un certo modo. Con quei dati, no, poi i ragazzi studiano quelle cose, imparano la popolazione, la densità della popolazione in Guatemala, oppure il numero di morti nelle guerre puniche, eccetera. O invece dati relativamente alla parte, per esempio, dell'ambiente, il numero di la dimensione dell'isola di rifiuti in mezzo all'oceano, eccetera, eccetera. Però sono dati già trattati, già digeriti. Non sono più dati, sono già elaborazioni. Allora ci è venuto in mente che invece una didattica si può pa fare partendo dai dati, direttamente, i veri dati. Una volta non si poteva, una volta era impossibile andare a trovare i veri dati relativi a numero di, appunto, di rifiuti che stanno lì sparsi. Adesso c'è il satellite che fa una foto, uno può calcolarsi la dimensione, la superficie di quello, fare una stima e capisce quanto pesa quella roba lì, quanto è grande. Lo può mettere sopra una cartina dell'Europa e vedere che è grossa come la Svizzera. Questa cosa ora si può fare. E quindi perché continuare a usare questi dati predigeriti? Perché non fare una didattica partendo proprio dai dati e quindi strutturata con una serie di passaggi che sono quelli di
farsi una domanda, per esempio, partire da un problema, ma un problema vero, non un problema finto, non la mamma va al mercato a comprare le uova, no, un problema che succede tutti i giorni. Se continua così, il clima migliorerà o peggiorerà? È vero che c'è un riscaldamento climatico? È vero che i migranti ci stanno rubando il lavoro? È vero che si vive meglio a Trento rispetto a Brindisi o Taranto? Una domanda reale, perché poi i ragazzi poi se lo sentono dire, trovano da qualche parte un articolo di giornale che dice che Trento è la città più vivibile del mondo e Bari invece è l'ultima. Uno magari è di Bari e dice scusa, perché? Sarà vero? Ecco, questo è il buco che il nostro libro cerca di colmare. Bene, tutto questo quindi ha anche a che fare proprio con la ricerca dei dati, con la loro interpretazione, quindi con il saper distinguere i dati buoni dai dati sbagliati, dai dati falsi, dai dati fasulli. È così, ho capito bene? E infatti il libro si presenta come una serie di attività in settori, in domini diversi: l'ambiente, la fisica, il lavoro, l'economia, la storia, l'arte, cioè in tutti questi settori si parte con proprio una serie di passi che sono sempre quelli, da una domanda chiave, poi si fa una ricerca sui dati disponibili, questi dati poi si impara a trasformarli, a pulirli, a distinguere i dati buoni dai dati cattivi, cioè dai dati attendibili da quelli inattendibili. E alla fine magari quella domanda iniziale a cui facevo riferimento prima, è vero che il 30% degli italiani sono musulmani? E uno alla fine può dare una risposta, quindi si chiude dalla domanda iniziale, si chiude con una discussione che grazie ai dati permette di dire sì o no. Ma non finisce nemmeno lì, perché una volta che questa discussione è stata fatta, si può provare a estendere il metodo oppure i risultati. Magari dopo che si è parlato dei migranti nella provincia di Torino, uno poi comincia a vedere, ma i migranti in Piemonte, i migranti in Italia e in Europa? Oppure, non oppure, e anche, magari una volta che questi dati sono stati rappresentati in questo modo, si prova a comunicare, a pubblicare il lavoro fatto dalla classe e condividerlo con gli altri delle altre classi, delle altre scuole, non perché vedano quanto siamo stati bravi, ma perché possono fare lo stesso lavoro, possono partire da lì e dire: ma fammi controllare com'è a Bari la situazione. Quindi, diciamo, è una proposta effettivamente anche metodologica, non soltanto Certo. di strumenti. Ci sono anche gli strumenti, abbiamo messo i tutorial, abbiamo messo gli esempi, i codici, i manuali, abbiamo messo tutte queste cose per fare in modo che l'insegnante non si sentisse in qualche maniera spaesata, perché dice sì, tutto questo è bellissimo, ma io poi come lo faccio? Ecco, così, con questi passaggi. Tra l'altro, alcuni capitoli sono stati scritti da insegnanti dopo aver fatto quel lavoro nella loro classe, quindi sono anche in qualche maniera stati sperimentati queste attività. Ecco, quindi questo tema ha molto a che fare anche con l'essere capaci da parte degli studenti, da parte degli alunni a fare questa ricerca e a essere, come dire, responsabili anche di quello che loro fanno quando lavorano in rete. Quindi c'è un tema anche di educazione alla ricerca e di educazione civica, pertanto. Di questo magari, Rodolfo, tu puoi dirci qualche cosa di più. Sì, certo. Direi che l'educazione alla cittadinanza in generale, di cui tra l'altro fa parte la cittadinanza digitale, è un po' lo sfondo integratore, insomma, di questo libro e di queste proposte, che se, sono alcune proposte strutturate, no? E altre proposte invece da sviluppare. Proprio perché i percorsi proposti partono dalla centralità dei dati. In un momento in cui la ricerca dei dati e la loro selezione, validazione, eccetera, è diventato un punto essenziale dell'educazione alla cittadinanza. Questo per molti motivi, cioè intanto perché viviamo nell'epoca delle fake news, che non sono più lo scherzo di un hacker, ma che sono delle industrie milionarie che con tanto di esperti che tendono a influenzare, a modificare il nostro modo di pensare, quindi di agire, di scegliere anche nel campo della cittadinanza, compreso il nostro stanco diritto di andare a votare. Perché viviamo in un momento di forte svalutazione
della conoscenza e della competenza, come ricorda Nichols, no? Asimov ha riassunto questo discorso nella frase: la mia ignoranza vale come la tua competenza. Perché il web è una sorta di pattumiera digitale in cui riversiamo ogni giorno 210 miliardi di mail, 60 milioni di post da una parte e dall'altra, non tutti necessari, e tra l'altro inquinanti in vario modo, meno i post, di più invece i video e così via. Allora il problema diventa quello di reperire, no, in questo eccesso di informazioni, che non è conoscenza, ma è al contrario, no, è ostacolo alla conoscenza, di reperire le informazioni ed insegnare ai ragazzi a reperire le informazioni. Zagrebelsky parla di ipertrofia, no, del nostro ego individuale attraverso un abuso del diritto alla espressione in rete, che diventa negazione del diritto degli altri, perché poi alla fine non riescono a capire, uno, non riescono a esprimersi e a volte vengono aggrediti quando si esprimono in modo diverso, dall'altra parte perché la quantità di dati, no, che offusca la possibilità della conoscenza. Ultima osservazione su questo è che oggi prevale la nostra percezione dei dati, come nella temperatura, dei fenomeni della realtà. La maggioranza degli italiani pensa che il 25% di quelli che vivono in Italia siano stranieri, cioè uno su quattro, insomma. In realtà i dati sono intorno all'8%, solo per dare informazione, no? Quindi noi in questo momento stiamo funzionando, stiamo agendo, scegliendo e pensando di pancia in base alle nostre paure, alle nostre sensazioni, Gallino dice reali o presunte, perché a volte sono indotte e non sono quindi di testa. Allora, concludendo questa prima parte della risposta, la ricerca e la validazione di informazioni che, appunto, se non confermate, costituiscono rumore, no? Diventa ora una priorità anche dell'educazione alla cittadinanza in generale e una delle competenze di cittadinanza digitale più necessarie e più utili anche diciamo, dal punto di vista della legge 92. Ecco, molto interessante ciò che hai detto, Rodolfo. Io farei appunto un approfondimento proprio su questo aspetto. Ma nel libro, allora, quali sono le proposte che voi offrite ai docenti proprio sulla educazione civica, sull'educazione alla cittadinanza, che è il tema di cui si discute molto nelle scuole, soprattutto nella scuola secondaria. Poi, vabbè, lì c'è tutto il dibattito se l'educazione civica deve essere trasversale o meno, ma questo poi magari se tu vuoi fare un accenno. Ecco, dici un Sì. po' Ma sul libro. sul libro, appunto, l'elemento fondamentale di partenza è quello di cui parlavamo, che è quello della selezione delle informazioni e dei dati come elemento di educazione civica. Allora, nel libro si parla di lavorare sulle parole della Costituzione come scelta di democrazia, si parla di inquinamento acustico, si parla di qualità della vita, di analisi della pandemia, è un'esperienza fatta con i ragazzi, no? Attraverso dati controllati, confermati, eccetera, eccetera. Si parla dei migranti, appunto, come dicevamo, nella differenza fra la nostra percezione, il nostro vissuto e dall'altra parte invece quello che ci raccontano i dati. Quindi i temi scelti non solo coprono i tre ambienti, no, i tre filoni indicati dalla legge sull'educazione civica, che sono, appunto, come sappiamo, la Costituzione e le leggi, no, le internazionali, il mondo, l'agenda 2030 dell'ONU e la cittadinanza digitale. Ma dall'altra parte suggerisce anche il continuo intreccio di questi tre filoni e il coinvolgimento, quindi l'interdisciplinarità, cioè il coinvolgimento di diverse discipline. Se noi, per esempio, parliamo della Costituzione e del suo linguaggio, che è il frutto di una scelta
appunto di cittadinanza e di democrazia. La Costituzione, come sappiamo, è stata riscritta da Concetto Marcresi utilizzando solo più 900 lemmi che poi faranno parte, insomma, del vocabolario di base di Tullio De Mauro. Allora, ci occupiamo non solo di aspetti linguistici, ma ci occupiamo di storia, del rapporto fra lingua, democrazia e cittadinanza. Se lavoriamo sulla qualità della vita nel nostro paese, attraversiamo la geografia, il clima, le condizioni sociali e quindi di nuovo i temi della cittadinanza. Se parliamo di inquinamento acustico, attraversiamo la storia, oltre che la fisica, le scienze, la geografia, l'educazione ambientale, l'educazione alla salute. E quindi utilizziamo l'informatica e la statistica per elaborare sostanzialmente, è un po' come dire la cittadinanza digitale, la competenza digitale al servizio della cittadinanza. Il punto di riferimento per i cittadini, questo, i due elementi importanti, ecco, secondo me, no, da sottolineare di questo metodo di lavoro è che per i cittadini si dà un riferimento nei dati attendibili a livello di cittadinanza in generale, ma a livello di didattica si abituano i ragazzi a un percorso di ricerca verificata insieme agli allievi, cioè si dà loro un metodo, un itinerario di ricerca e di lavoro che parta da problemi, da discussioni, parte da domande, da punti interrogativi, da ipotesi che poi diventano ricerca di dati, ma che poi ritornano a essere rielaborazione, domande, no? Nuove ipotesi, come dire, una ricerca che sa dove parte, ma non sa attraverso quali strade e dove in qualche modo arriverà, attraverso appunto dati da validare, da incrociare, da elaborare per verificare le ipotesi di partenza. Quindi c'è un aspetto circolare nel metodo perché si ristruttura la ricerca e il progetto in base a come sta andando il lavoro. Dalle domande nascono altre domande, no? Quindi la necessità di definire meglio nuovi rami della ricerca e così via. E concluderei con una osservazione conclusiva per rispondere alla tua domanda iniziale. Allora, il fatto di far costruire dei percorsi per arrivare a ipotesi suffragati da dati elaborati ha un valore formativo intanto per gli allievi sull'utilità e l'uso della rete e della cittadinanza digitale in sé e al servizio della cittadinanza in generale. Propone un ruolo attivo, collaborativo di coprogettazione, ricerca, esplorazione, scoperta ed elaborazione agli allievi stessi, cioè una didattica attiva nella filone del costruttivismo, no, che ha molto a che fare con il digitale. Ha un forte valore rispetto al diritto del cittadino a un'informazione corretta, cioè rendere chiara e corretta l'informazione al cittadino. E finisco, è coerente con i temi, no, che sono proposti dalla legge sull'educazione civica, ma in generale con l'esercizio e i diritti della cittadinanza agita stessa. Ecco, mi sembra che questo sia il collegamento forte. Ecco, a questo proposito, io concluderei con una domanda a Stefano Penge. Tu nella introduzione al volume dici una cosa secondo me molto interessante, vorrei che tu ci ritornassi un attimo sopra. Tu dici, attenzione, che qui quando noi insegniamo ai ragazzi il corretto approccio alla rete, si tratta non soltanto di spiegargli, di fargli capire che in rete bisogna stare attenti ma bisogna anche prendersi cura. Che cosa vuoi dire con questo? Perché questo è interessante, cioè modifica anche un po' alcuni schemi che noi abbiamo in mente, cioè quello di dire ai ragazzi attenzione che in rete puoi fare cattivi incontri. Questo va bene, ma tu dici questo non basta. Che cosa vuoi dire?
Intanto ti ringrazio perché quella è una delle mie frasi preferite del libro, nel senso che questo concetto di cura digitale, perché io sappia, è una bizzarria che mi è venuta in mente, ma insomma mi piace molto, cioè continuo a pensare che valga la pena di, anche dopo quello che ha detto Papa Francesco, insomma di cura del pianeta, di cura della democrazia, di cura della salute nostra e di quella degli altri, cura delle relazioni, tutte queste cose oggi. Non si possono fare senza l'uso di strumenti e concetti digitali. Cioè non ci si può prendere cura del pianeta prescindendo da quello che diceva prima Rodolfo, cioè che se io continuo a mandare video in continuazione, anche soltanto per dire ciao sei arrivato e faccio un video di me che dico ciao sei arrivato e l'altro mi risponde con un altro video, quel video lì per essere mandato, per essere elaborato, trascodificato, eccetera, consuma elettricità, produce riscaldamento. E quello è un effetto sul pianeta. Quindi essere consapevoli di questo significa fare delle scelte. Queste scelte no, quindi non possono proprio prescindere da una consapevolezza di come funzionano, quali sono i meccanismi sottostanti del digitale, che non sono soltanto i bit, ma sono le persone e le società che ci sono dietro che vogliono usare i bit in un modo anziché in un altro. Ma poi prendersi cura significa anche capire che io non ho soltanto una responsabilità, non devo solo scappare, ma posso anche fare qualche cosa. L'esempio che faccio tutte le volte, che mi rendo conto è molto stupido. Allora, si può programmare, lo possono fare tutti, non solo i bambini. Non è che il coding è una cosa per cui uno, dopo i 6 anni, è vietato dalla legge, continuano a farlo. Se io ogni volta che vado alla stazione e lascio la macchina al parcheggio e poi, siccome ho un'età, non mi ricordo più dove l'ho messa, oggi posso farmi un'applicazione, ma me la faccio io, la costruisco io. Sul mio telefonino me la faccio io, non aspetto che la faccia qualcun altro, la faccio io e con quella faccio una foto del posto dove sta e quello mi segna la posizione esatta. Quando ritorno la sera mi guida fino in quel posto lì. Questo oggi lo possono fare tutti. Cioè oggi c'è una possibilità di usare la programmazione, il coding, come dici tu, quindi gli strumenti digitali, anche per migliorare la propria vita e quella degli altri, ma lo possiamo fare. Quindi la potremmo concludere così: coding, dati, cittadinanza per prenderci cura di noi stessi, per prenderci cura del mondo, mediando un po' anche non solo Papa Francesco, ma anche Edgar Morin, per migliorare la qualità della nostra vita e la qualità di chi vive con noi, non soltanto però inteso come i nostri familiari, ma dei nostri concittadini. Quindi un testo, il vostro, un testo anche impegnativo, diciamo così, sotto il profilo, passatemi il termine, etico, non soltanto sotto il profilo pedagogico e didattico. Bene, ringraziamo Stefano Penge, ringraziamo Rodolfo Marchisio, ricordiamo il titolo del libro, Dati, Coding, Cittadinanza, Edizioni Anicia. Grazie a tutti.